Ciao a tutti, oggi preparerò con voi una tripla frittata ripiena. Una bontà, un'esplosione di sapori. Iniziamo subito. Per prima cosa tagliamo le verdure, iniziamo dalle patate che facciamo prima a fettine, poi a striscioline e poi a cubetti piccoli. Andiamo avanti tagliando la zucchina sempre a cubetti. Ed ora andiamo avanti tagliando la cipolla. Ora trasferiamo anche la cipolla su un piatto e ci spostiamo sui fornelli. Olio extravergine di oliva in padella, abbondiamo un po', accendiamo la fiamma e attendiamo che l'olio si riscaldi. Facciamo soffriggere le patate per 6-7 minuti. Dopo 6-7 minuti le patate sono dorate, come potete vedere, le togliamo con una schiumarola e le mettiamo in un piatto sul quale, come vedete, ho messo della carta assorbente da cucina. Tolte le patate, mettiamo le zucchine. Passati 6-7 minuti, anche le zucchine sono pronte, per cui le andiamo a mettere sempre su un piatto, scolandole con la schiumarola. Mettete sempre un po' di carta assorbente sotto. E ora, per finire, mettiamo a soffriggere le cipolle. Anche le cipolle sono pronte, per cui le togliamo e le appoggiamo sempre su della carta assorbente messa, come vedete, su un piatto. Rompo le uova. Come vedete, ho tre piatti perché preparerò tre frittate differenti. Rotte le uova, senza esagerare, metto un po' di sale, il parmigiano reggiano grattugiato ed inizio a sbattere le uova. Sbattute tutte le uova, mettiamo nella prima le patate, nella seconda le cipolle, nella terza le zucchine e mescoliamo. Ci siamo, mescolato il tutto, ci spostiamo di nuovo sui fornelli. Fiamma dolce sotto la padella, spennelliamo anche sui lati un po' di olio extravergine di oliva e iniziamo con la frittata di zucchine. Passati 3-4 minuti, coperchio. Giriamo la prima frittatina e lasciamo cuocere per un altro paio di minuti, sempre a fiamma molto dolce. Ci siamo. La parte di sotto la facciamo cuocere un po' di meno. Appoggiamo su della carta assorbente ed ora andiamo avanti con la frittata di cipolle. Anche la frittata di cipolle è pronta, per cui la mettiamo sempre sulla carta assorbente. Ora mettiamo di nuovo un filo di olio extravergine di oliva ed una volta scaldato l'olio facciamo l'ultima frittata. Anche la frittata di patate è pronta, l'asciugo un po' tamponandola anche sopra e adesso, fiamma spenta sotto la padella, mettiamo la frittata di patate, aggiungiamo il prosciutto cotto, mettiamo il formaggio, copriamo con la frittata di cipolle, ancora prosciutto cotto, il formaggio e per finire frittata di zucchine. Adesso accendiamo la fiamma al minimo, copriamo con il coperchio e facciamo stare per 4-5 minuti, in maniera tale che il formaggio si possa sciogliere. Passati un paio di minuti, la giriamo e la facciamo stare per un altro paio di minuti, sempre a fiamma molto molto dolce. Ho appena spento la fiamma, adesso impiatto questa bontà che devo assolutamente assaggiare con voi.
Ed eccoci qui all'assaggio finale. Mamma mia, che profumo! Assaggio con voi. Eccezionale. Fatela e fatemi sapere tramite i commenti qui sotto se vi è piaciuta. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!